Il bimbo leone e altri bambini. Sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi e tutti diversi. C'è il bimbo gatto, è un po' selvatico e un po' coccolone. A volte ti regala un sorriso, a volte ti dà una zampata. È fatto così, è un bimbo agrodolce. Non puoi togliere l'agro senza togliere il dolce. Per far felice un bimbo gatto devi fargli capire che ogni volta che vuole può avvicinarsi e farti le fusa. C'è il bimbo pesce. Non parla quasi mai. Ma che cos'ha? Si chiede sua mamma. È diverso dagli altri. Ma il bimbo pesce non è diverso dagli altri. È solo un pesciolino che si sente un po' chiuso dentro una boccia. Per far felice un bimbo pesce devi avere pazienza e lasciarlo nuotare con calma verso il suo mare. C'è il bimbo il bimbo zanzara. Mamma mia, che tormento! Ti gira intorno, sul naso, sugli occhi, dentro le orecchie. Non lo fa per dare fastidio. Le sue ali sono fatte così. Non potrebbe volare senza fare Per far felice un bimbo zanzara devi dagli un orecchio ogni tanto in cui fare bzzz. C'è il bimbo lepre, scattante, veloce, sempre di corsa. Sta un po' tranquillo, fermati un attimo, gli gridano tutti. Ma lui è un bimbo lepre, non lo fa apposta. Per lui sono gli altri ad essere lenti. Per far felice un bimbo lepre devi lasciargli un pezzetto di prato in cui correre libero. C'è il bimbo tartaruga, lento, lentissimo. È l'esatto contrario del bimbo lepre. E sbrigati e scansati, gli gridano tutti. Ma un bimbo tartaruga ha piccoli piedi e i piccoli piedi studiano ogni cunetta del mondo. È così che lo imparano. Per far contento un bimbo tartaruga, non mettergli fretta. Potrebbe stupirti e tagliare il traguardo prima di un bimbo lepre. Ah, c'è il bimbo leone che morde e ruggisce. È sempre arrabbiato il bimbo leone, Tanto che gli altri gli stanno lontano. E invece la sua non è vera rabbia. Se infatti provi ad avvicinarti, dopo qualche ruggito sta già sorridendo. Per far contento un bimbo leone devi lasciarlo ruggire solo un pochino, poi sarà lui a farti le fusa. C'è il bimbo scimmia che sta sempre appiccicato. Staccati un po', gli dice la mamma. Ma il bimbo scimmia ha bisogno di restare aggrappato. Deve imparare a non cadere dagli alberi, altrimenti da grande non potrà avventurarsi nella foresta. Per far felice un bimbo scimmia devi dargli un appiglio, un dito, una mano, il cuore a cui stare aggrappato. C'è il bimbo farfalla, delicato, sottile. Il suo volo è leggero, sembra un sussurro. Il bimbo farfalla ha ali preziose da trattare con cura, altrimenti si rischia di romperle. Per far felice un bimbo farfalla devi lasciarlo volare, non ingabbiarlo, non usare un retino. Potrebbe non volare mai più. C'è il bimbo lucertola, silenzioso, distante. A volte sembra che non provi emozioni, ma il bimbo lucertola ha il sangue freddo. Ha bisogno di tempo. Se ne sta immobile perché aspetta che il sole riscaldi il suo cuore. Per far felice un bimbo lucertola devi dargli un pochino di tempo e un raggio di sole. C'è il bimbo talpa che sta sottoterra e resta nascosto agli altri e al mondo. Eppure
non visto lui? Scava, scava e compie chilometri, sporgendo ogni tanto la testa dal buco. Per far felice un bimbo talpa devi lasciarlo scavare. Capirà lui quando è il momento di uscire all'aperto. E c'è il bimbo peluche, morbido, tenero. Come tutti i peluche si fa sbaciucchiare e prendere in braccio. Come tutti i peluche non te lo dice, ma se tu non ci sei, si sente solo. Per far felice un bimbo peluche devi stare un pochino con lui. Non ti chiede nient'altro. E c'è il bimbo anguilla che sguscia e scappa via. È il contrario del bimbo scimmia. Abbracciarlo è un'impresa. Per dargli un bacino bisogna aspettare che si sia addormentato. Ma il bimbo anguilla nasconde nel cuore un bimbo peluche. Per far felice un bimbo anguilla devi stare alla giusta distanza. Non troppo vicino, se vuoi me ne vado. E non troppo lontano, se vuoi sono qui. E c'è il bimbo riccio pieno di aculei, mamma se punge! Ma è solo apparenza, il mondo gli piace che in certi momenti gli fa un po' paura, perché sotto gli aculei il bimbo riccio ha un pancino di pelo morbido e caldo. Per far felice un bimbo riccio devi lasciarlo chiudere ogni volta che vuole. È il solo modo perché torni ad aprirsi e a mostrare il suo morbido cuore. C'è il bimbo toro, irruente e impetuoso. Deve scontrarsi, deve sentire la testa cozzare col mondo. È l'opposto del bimbo farfalla. A corna possenti, non ali leggere. Per far felice un bimbo toro devi farti incornare. Ogni tanto, per gioco. E tu? Tu, dimmi un po', che bimbo sei?